Amici dell'Acquario, buon anno, buon 2023, ben ritrovati a questo nostro tradizionale appuntamento. Allora, un 2023 che vede Saturno finalmente uscire dal vostro segno ed entrare nel segno dei Pesci. Questo rappresenta un motivo di sollievo per quanto vi riguarda, perché Saturno, pur essendo comunque uno dei vostri padri astrologici, richiede sempre grande attenzione a tutto quello che si fa, a come ci si muove sul lavoro, nei rapporti personali, porta degli ostacoli da superare, porta in generale un po' più di pesantezza. Avete avuto spesso la tendenza ad essere chiusi, ostili nei confronti degli altri. Ecco, in questo anno insomma comincerete un pochettino a riprendervi. Dovrete però fare i conti con la quadratura di Giove nel segno del Toro a partire da maggio. Ecco perché quest'anno non sarà proprio un anno completamente in discesa, anzi per alcuni di voi potrebbe essere addirittura più impegnativo, soprattutto per gli affetti, perché Venere farà un lungo transito nel segno del Leone che potrebbe mettervi in crisi nel corso dell'estate. E allora certi rapporti sentimentali hanno bisogno di novità, hanno bisogno di essere rivisti, hanno bisogno di essere anche un po' riconsiderati. E poi attenzione anche alle spese e attenzione al denaro, perché questo Giove porta delle uscite anche importanti che possono riguardare anche un investimento immobiliare, ma questo Saturno rende invece un po' più difficile guadagnare e quindi poter rimpinguare quelle che sono le vostre casse e i vostri risparmi. Ma come al solito abbiamo preparato un grafico per meglio inquadrare questo anno, allora andiamolo a vedere, l'anno per voi amici dell'Acquario, come si apre. E allora lo vediamo subito, è un anno che si apre in maniera stabile, senza grossi scossoni sia per quanto riguarda la vita affettiva che la vita professionale, il lavoro che però vi darà subito delle belle possibilità nei mesi all'inizio proprio di questo anno, vi può dare delle grandi possibilità nel mese di febbraio e nel mese di marzo. Come vedete l'amore però è subito protagonista di questo vostro anno, perché a gennaio subito un picco per quanto riguarda l'amore con tante buone opportunità per voi di trovare una persona interessante, di rinnovare un pochettino il rapporto di coppia, di mettervi comunque in evidenza. Lavoro, abbiamo detto, molto bello tra febbraio e marzo, grandi opportunità, nuove occasioni per guadagnare, nuove occasioni per migliorare la vostra condizione lavorativa, per essere subito protagonisti e per incassare. Approfittate della prima parte dell'anno in cui avete ancora un Giove magnifico al vostro fianco, perché poi tutto diventerà molto più complicato. Amore che sarà ancora protagonista nel mese di aprile, con buone occasioni anche per i single. Attenzione invece al lavoro, che ad aprile può subire una battuta d'arresto e ancor di più nel mese di maggio. Ecco, quelli saranno mesi che inizieranno a farvi comprendere come certi obiettivi sono complicati da raggiungere, potrebbero essere molto più ostici di quanto voi avevate preventivato. E sarà poi un lento recupero per quanto riguarda anche il lavoro. Abbiamo detto che l'estate sarà un momento particolarmente difficile per quanto vi riguarda, anche perché sarete un pochettino a corto di energia, anche perché dopo il lungo transito di Saturno nel vostro segno, voi avrete bisogno di tempo per recuperare, per ritornare voi stessi, per ritornare ad essere quelle persone ottimiste e pronte a scommettere sul futuro che tutti noi conosciamo. Amore in grande difficoltà nel mese di luglio, ad esempio, con una Venere molto molto intrigante per certi versi, ma che potrebbe portarvi a commettere delle sciocchezze, mentre nei rapporti di coppia potrebbe esserci un po' di gelo, nonostante le temperature molto alte dell'estate, un po' di gelo potrebbe calare nelle coppie. Poi andiamo a vedere la fine dell'anno, che insomma vi proietta verso un 2024 che sarà sicuramente un anno molto più interessante rispetto a questo 2023, pieno anche di contraddizioni, ok? Mese di settembre, un mese tranquillo, un mese in cui potrete seguire da vicino i vostri affari senza troppi patemi d'animo, ottime occasioni lavorative e professionali nel mese di ottobre, ancora di più nel mese di novembre, il lavoro lì potrebbe davvero fare un salto di qualità e
potrebbero arrivare i risultati che nel corso dell'estate vi sono mancati. Ecco, potrete rifarvi tra ottobre e novembre per quanto riguarda il lavoro, un mese di dicembre ancora una volta in sordina, sarete sì abbastanza in forma, ma le cose non sembrano procedere nella maniera migliore, sia per quanto riguarda il lavoro sia per quanto riguarda l'amore. E quindi un trampolino di lancio, come abbiamo detto, verso il 2024, sicuramente più eccitante per quanto vi riguarda. Intanto, per affrontare al meglio questo 2023, come vi abbiamo detto, approfittate della prima parte dell'anno, assolutamente positiva, per prendervi delle soddisfazioni, e dell'ultima parte per il lavoro, in maniera particolare abbiamo detto i mesi di ottobre e di novembre, che possono aprire nuovi scenari clamorosi per voi e per la vostra carriera. E quindi a me non rimane che augurarvi davvero un ottimo 2023.